su cui verte la puntata, vi faccio un esempio relativo, ogni giorno ci sono esempi di questo tipo, relativo ieri al rilascio da parte dell'Istat dell'andamento dell'occupazione nel mese di agosto, e per chi va sul sito dell'Istat e scarica il comunicato integrale, non la sintesi, andate sempre ai comunicati integrali e alle tabelle se volete un consiglio, perché le sintesi di solito sono politicamente orientate. Ecco. Se voi avete visto i telegiornali della serata, con alcune eccezioni, per esempio l'eccezione rappresentata dalla rassegna del giorno che è andata in onda ieri sera a 8:30, curata da Paolo Pagliaro, che dava una lettura corretta, sia pure in 2 minuti, di quello che diceva l'Istat, nei telegiornali della RAI voi non avete avuto la possibilità di un elemento che era fondamentale nel rilascio dei dati dell'Istat di ieri, mentre tutti i telegiornali, giustamente, sottolineavano l'aumento di 325.000 occupati rispetto all'anno precedente, non in un mese in questo caso, ma a questo punto dell'anno rispetto all'anno precedente. Nessuno dei telegiornali RAI, con una eccezione che però non spiegava bene, cioè quella del TG3, si soffermava sul fatto che, non a caso, mentre in tutti i rilasci mensili vi siete stati intrattenuti sull'argomento, guardate come crescono i contratti detti a tempo indeterminato, quelli a tutele crescenti, per così dire, per effetto del Jobs Act, ieri sera questo argomento mancava, per così dire. E mancava perché? Perché in realtà nel trimestre giugno, luglio, agosto di quest'anno, dei 107.000 nuovi lavori solo dipendenti aggiuntisi, quindi creati, di quei 107.000 i lavori dipendenti a tempo determinato, non a tutele crescenti, a tempo indeterminato, sono rispetto a 107.000 94.000, cioè l'88%. Ecco, nel mondo del lavoro dipendente, in questi 3 ultimi mesi, la trionfale marcia in avanti dei rapporti a tempo indeterminato, o meglio, a tutele crescenti, è stata, per così dire, sostituita da un aumento del tempo determinato. Questo fatto, per così dire, non è che sminuisce i 325.000 occupati in più a fine agosto rispetto a fine agosto 2014, ma è fondamentale per capire, farvi capire che cosa sta avvenendo nel mercato del lavoro. Poi l'interpretazione può essere diversa. La mia è quella che le imprese hanno iniziato a capire, da una parte, che la decontribuzione di 8.000 euro l'anno per contratti di qualunque tipo, purché a tutele crescenti, voglio dire, in sostituzione di contratti di qualunque tipo, mancherà l'anno prossimo, e un po' incerte sullo spessore, l'andamento, la durata della ripresa, riprendono i contratti a tempo. A questo si aggiunge naturalmente l'effetto stagionale molto forte in alcuni settori, quello degli hotel, della ristorazione e del turismo, dei contratti stagionali estivi. Però detto tutto questo, era un elemento fondamentale, e allora in quel caso bisognava lasciar parlare appunto i numeri, e invece i numeri nel nostro paese non vengono lasciati parlare molto spesso per quello che sono, perché sapete che se sei poi noti il fatto, sì, ma qua guarda che l'88% dei rapporti di lavoro dipendenti sono a tempo determinato, è come se volessi sminuire l'effetto del Jobs Act. Io non voglio sminuire niente, ma i numeri dicono questo, e quindi agli ascoltatori, ai telespettatori, ai lettori va spiegato esattamente quello che il numero restituisce, non va nascosto. Ecco, vi faccio solo l'esempio di ieri, ma si potrebbe fare per qualunque cosa. Ne faccio un altro che riguarda ancora la giornata di ieri. Nel mese di settembre in Italia l'inflazione ha avuto il segno meno 0,3%, esattamente anche in tutta l'euroarea siamo tornati alla deflazione, meno 0,1% nei 19 paesi dell'euro. Di fronte a questo i mercati hanno subito detto: ma allora qui la BCE e il suo quantitative easing, che vuole riportarla al 2% l'inflazione, non sta funzionando. Questo era l'effetto di fondo del dato dell'inflazione di settembre. Il ministro dell'economia Padoan interviene e dice: ma
non commenta il dato di settembre e dice no, ma quello che conta è che l'acquisito da inizio anno è un'inflazione più 0,3%, peccato che però stia di nuovo infrenata e sia scesa sotto. Perché il ministro dell'economia vi dice questo e vi nasconde il dato reale di settembre? Perché tutta la nota aggiuntiva del DEF, cioè la prossima legge di stabilità, sta appesa a una valutazione del governo molto ottimistica sull'inflazione dell'anno prossimo, la cosiddetta crescita nominale, perché se non è almeno dell'1%, la promessa che scende il debito mentre il governo alza il deficit non si regge più in piedi. Peccato però che il dato reale di settembre, per così dire, non dia una mano al governo, ma è un dato reale, come si fa a nasconderlo? È esattamente quello che è avvenuto ieri. Allora, tra un minuto torniamo con... perché hanno opinioni politiche diverse e contrapposte, quindi c'è chi un bel po' di sms che dice Renzi e i suoi sono taroccatori di professione, non ci credo, altre che dicono però almeno quelli dell'Istat io li vado a vedere e ci credo e voglio sperare che sia così. Beh, secondo me fate ragionevolmente bene. Abbiamo imparato invece che i comunicati mensili del Ministero del Lavoro sulle cessazioni e attivazioni avevamo ragione a criticare dall'inizio, hanno smesso di farli perché erano veramente manipolati. Quando dico manipolati siano, voglio dire siano dimenticate 400.000 cessazioni, che è un ordine di grandezza a cui poi credere che si sia trattato di un errore per fare le addizioni, e infatti hanno smesso il 25 di settembre, non l'hanno fatta. Molti di voi però dicono, a prescindere dalla politica, no, io tendo a non fidarmi perché vedo che comunque sia sono ordini di grandezza così insignificanti che intorno non riesco a confrontarli con gli andamenti veri della crisi, che mi sembra ancora molto 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 forte, e questo lo capisco perché quando c'è un gap da recuperare di 9 punti di PIL, 27 punti di investimento e così via, è ovvio che gli scostamenti migliorativi di frazioni di punto o di un punto è difficile percepirli. Comunque avete delle opinioni a stragrande maggioranza, tendete a non fidarvi. Allora, Marco Cobianchi, la puntata di oggi, questa su è vero che nella crisi e con l'austerity i ricchi sono più ricchi e gli italiani sono meno ricchi, non solo in Italia ma in tutto l'Occidente, come dice Piketty. I numeri che avete trasmesso e che tutti possono andare a vedere su True Numbers TV la confermano o dicono qualcos'altro? Allora, durante la crisi le diseguaglianze sono aumentate, ma non sono aumentate enormemente come è ormai opinione comune, c'è gente che ha fatto delle trasmissioni intere per ore e ore sull'aumento delle diseguaglianze durante la crisi. Sono aumentate, ma attenzione, noi oggi siamo molto più uguali di quanto non fossimo prima della crisi. Quindi in realtà oggi l'Italia è in una situazione di uguaglianza, poi possiamo discutere naturalmente perché questo fa parte del libero pensiero, se questo è colpa, responsabilità della crisi o di altri eventi, qui ci può stare dentro tutto, diciamo così, ma la crisi non ha creato una disuguaglianza così abissale tra poveri e ricchi, questo non è vero. Questo non è vero, la vera diseguaglianza è piuttosto all'interno dell'Italia, questo è il vero dato che dovrebbe preoccupare. Cioè diciamo che nel 1995 l'indice, quella puntata serve anche per farvi capire cos'è l'indice di Gini, quello con cui tecnicamente si misura la distribuzione di serie, e quindi in questo caso la distribuzione dei redditi sul totale degli italiani, l'indice di Gini è un indice che va da 0 a 1, se è 1 vuol dire che c'è un italiano che ha tutto il reddito nazionale e gli altri non c'hanno niente, se è 0 vuol dire che tutti hanno la stessa fetta, per così dire. Ecco. Sì, esatto. Allora, il 95 era più alto, esatto, di quanto non fosse oggi dopo i 7 anni terrificanti che sì, abbiamo, ma anche era più alto anche nel 2005, esatto. quindi oggi siamo più uguali. È chiaro che le differenze aumentano, diminuiscono, questo poi guarda, secondo me siamo uguali al ribasso, perché di reddito ne abbiamo perso, certo, ma siamo più uguali, certo. Sì, siamo più uguali al ribasso, esattamente. L'andamento nel resto d'Europa è altalenante, ci sono paesi che sono più uguali e più diseguali, ma una cosa importante che abbiamo visto, guardando... quello che ha approfondito di più le diseguaglianze nella crisi è il Regno Unito. Sì, esatto, e c'è un altro punto interessante, che i paesi del Mediterraneo, cioè noi, Grecia, Spagna, Portogallo, siamo più diseguali di quanto non siano i paesi del nord Europa. Questo è interessante, su questo naturalmente si può ragionare e poi si entra nel campo delle opinioni, ma insomma questi sono i numeri. La diseguaglianza all'interno dell'Italia che mi ha colpito, cioè il sud è molto più diseguale di quanto non sia il nord. Naturalmente il dilemma che sorge sarà perché c'è anche più evasione, quindi dati ufficiali. Sì,
Certo, naturalmente, ma infatti io non sono un economista, quindi tengo a precisare, non sono un economista ma sono un giornalista, quindi vedo i fatti e li racconto, dopodiché arrivano gli esperti e mi spiegano il motivo per cui. Però insomma questo è un fatto, ecco. È un fatto mica da ridere, il no, fatto ridere, che infatti. Tutta questa cosa sulla diseguaglianza, Piketty eccetera eccetera, le serie storiche italiane dicono che non è vero, eravamo più diseguali nel 2005 prima che la crisi fosse di oggi. Allora guardate che questa cosa, cari ascoltatori, dovrebbe permettervi, naturalmente andate a controllare, andate a vedere la trasmissione, sono citati tutti i numeri ufficiali, però è un discrimine per capire se avete di fronte un politico, un sociologo, un sindacalista che vi dice l'opposto e dice è per questo bisogna fare questo e questo, la sua premessa è fattualmente inaccettabile, è sbagliata, ed è anche la conclusione che è sbagliata, perché certo. Se la conclusione è allora bisogna tassare di più i ricchi, esatto. Siccome i ricchi si sono arricchiti adesso li bastoniamo di più, che io non commento, magari c'hanno ragione, non lo so, io non sono d'accordo, ma insomma si può avere opinioni, no, ma è la premessa che comunque è sbagliata. Allora, sentiamo un po' di ascoltatori. Michele da Campobasso, ti fidi dei numeri? Assolutamente no. Da quando un signore molti anni fa pensò addirittura di seguire la televisione, disse che avrebbe dato 1 milione di posti di lavoro in più. Quindi figuriamoci un po' se uno può fidarsi dei numeri. Michele, fai bene a richiamare quel precedente, perché diciamo poi c'è chi ci mette di più di responsabilità nell'alzare i numeri, chi meno, ma quello ce l'ha messa parecchia. Sì, ma poi la collaborazione di quella specie di teatrino di Bruno Vespa eccetera eccetera. Vabbè, io sono molti anni che non seguo la televisione, ascolto molto la vostra radio e mi complimento perché è veramente una bella radio, mi complimento anche con lei Gianni. No, grazie. Per quanto riguarda i numeri, guardi, le dico una cosa semplice, come non fidarsi dei numeri e come avvalorare la tesi del fatto, cioè il fatto che in Italia il 10% degli italiani abbia metà della ricchezza nazionale. È facilissimo, basti vedere la tassazione che hanno messo sulla seconda casa, cioè l'aliquota IRPEF, l'aliquota fissa del 20% avvantaggia, se vi fate i conti matematicamente, non sto qui a farli perché sarebbe lungo, ma chiedetelo a chi volete, avvantaggia chi ha più appartamenti, non chi ha meno appartamenti. Va bene, Franco, tieni conto che la cosa del 10% che ha il 47%, anche in questo caso, se la paragoniamo con altri paesi, l'Italia non sta messa affatto male, quindi come non è un buon esempio comparato di un paese ad alta ingiustizia nella distribuzione del reddito, per così dire. Allora, mi scuso con Alessandro Macerata, Michele da Roma, eccetera, Marco Cobianchi, andate a vedere www.trunumbers.tv o trunumbers.it. Grazie Marco per essertela inventata. Continuate con Radio 24 e da lunedì mattina dalle 8 alle 9 io sono con Milan. Attenti a noi due.